Nel big match della 22esima giornata il Pineto perde per 1-0 contro la Vigor Senigallia allo stadio Bianchelli dopo il primo tempo chiusosi a reti bianche. Nel secondo Keriotas blocca la contesa e consegna 3 punti pesanti ai marchigiani. Calcio d'inizio per gli ospiti, il match incomincia con le due squadre che provano subito a spingere. Primo squillo Pineto, avvolgente azione in area di rigore, Maio inventi, Allegretti si gira ma Roberto attento blocca. Risponde la Vigor, De Rico in un fazzoletto, Mercorelli in due tempi disinnesca, l'equilibrio regna sovrano, Allegretti si accende, sta filata alta sopra la curva nord. Cresce con i giri del motore l'11 di mister Daniele Amaulo, Forgione, tacco di Allegretti per Minincleri, invenzione per Maio, il numero 9 viene da prima murato sulla ribattuta, Forgione contrato in corner, sempre la squadra del presidente Brocco spinge, altra azione tambureggiante, Traini per Forgione ma la sua incornata viene respinta da Roberto. Nel secondo tempo la partita vede subito il colpo di scena, Keriota, azione personale, missile deviato dal limite, pesantissimo vantaggio marchigiano, l'1-0 galvanizza i locali, bisturi in verticale, De Rico prima e Baldini dopo trovano un super Mercorelli a tenere a galla i suoi, ancora i rossoblu hanno la chance del 2-0 su contropiede Pesaresi, ma ancora uno strepitoso Mercorelli nega la gioia del gol ai suoi avversari. Al 25esimo arriva il secondo colpo di scena, capitan Pesaresi per proteste rimedia 2 gialli e lascia i suoi in 10. Nel finale non succede più nulla, il Pineto ci prova con tutte le sue forze, ma oggi al Bianchelli non ce n'è per nessuno. Allora, lo dicevo prima, non sono calcoli che ci possono appartenere. Io credo che abbiamo giocato oggi contro una squadra da una struttura organizzativa di qualità, di esperienza, di guida tecnica, di un livello che penso sia abbastanza diverso dal nostro. Si percepisce in campo la forza di questa squadra, la qualità di questa squadra, l'esperienza di questa squadra, al di là della singola partita che ci può stare, che magari oggi abbiamo meritato noi, alla data non c'è stata gara. Quindi non credo che... Noi dobbiamo essere molto onesti con noi stessi, con quello che stiamo facendo e pensare che domenica prossima c'è la partita da vincere, che è quella di Tolentino, perché come dico sempre, ripeto sempre, se facciamo i passi piccoli piccoli e non andiamo più là di una domenica alla volta, noi non siamo, credo, siamo, non dico che non siamo nessuno, però siamo una squadra che può avere dei limiti. Secondo il mio punto di vista abbiamo fatto un ottimo primo tempo, dove forse dovevamo sbloccare il risultato, perché abbiamo avuto 3 occasioni importanti, mi ricordo con Maio, Allegretti e Forgione. Abbiamo pressato alto, siamo stati aggressivi, la Vigor ha tirato qualche calcio d'angolo, quindi siamo stati dentro la metà campo avversaria e abbiamo fatto un'ottima prima frazione. E certo, prendere gol dopo 40 secondi del secondo tempo, poi in questo momento gli episodi possono cambiare l'equilibrio delle partite. La Vigor è cresciuta tantissimo, ha trovato entusiasmo, noi invece abbiamo subito il contraccolpo psicologico e no, siamo usciti fuori dalla partita. Quindi Rigor ha meritato, perché in secondo tempo ha avuto un piglio diverso, è stato dentro la partita fino alla fine e noi questo non l'abbiamo fatto, cosa su cui dobbiamo un po' riflettere